22.500 km di coste, 4.000 km di lunghezza da Gibilterra alle coste del Levante, 2.500.000 km quadrati, pari all'1% dei mari della Terra. Il suo punto più profondo tocca i 5.093 metri e ogni litro della sua acqua contiene 38 grammi di sale. La sua temperatura non scende sotto i 10 gradi centigradi, mitigando il clima delle coste, e le sue maree non superano i 55 centimetri, tranne che a Venezia e nel Golfo di Gabes. I suoi promontori e le sue baie hanno visto nascere le prime civiltà millenarie. Oggi, 30 milioni di persone di 20 diverse nazioni che condividono molti aspetti fondamentali di cultura, storia, tradizioni marinare e religiose, vivono lungo le sponde del mare in mezzo alle terre, unite da un solo mare, il mare Mediterraneo. Nato dai grandi movimenti della crosta terrestre, le sue vicende geologiche hanno creato coste frastagliate, baie, isole, vulcani e catene montuose, facendone la zona più affascinante della Terra. La lunga storia del Mediterraneo inizia circa 250 milioni di anni fa, quando i grandi movimenti della crosta terrestre, sotto le spinte provenienti dal suo interno, iniziarono a frammentare il supercontinente Pangea nei continenti Laurasia a nord e Gondwana a sud, separati tra loro da uno stretto braccio di mare, la Tetide. È da questo mare inospitale che i processi orogenetici formano le grandi catene montuose che bordano oggi il bacino del Mediterraneo. Enormi strati di sedimenti marini, accumulati nel corso di milioni di anni nelle depressioni vicine ai continenti, vengono sollevati, ripiegati, progressivamente sprofondati e infine sottoposti a grandi spinte verticali e tangenziali quasi parallele alla crosta terrestre. Resti fossili di animali marini, incastonati nelle rocce sedimentarie come pietre preziose, ne ricordano la loro origine, nate dal fondo del mare nel corso dei milioni di anni. Già nel V e IV secolo a.C., i filosofi greci avevano notato con stupore che conchiglie, coralli e resti di altri organismi marini si potevano raccogliere anche sulle vette delle montagne intorno ad Atene. Come era arrivato il mare fino lassù? Fu Leonardo da Vinci a intuire la verità. E se voi dite che la natura ha formato le conchiglie nelle montagne per l'azione delle costellazioni, come spieghereste il fatto che queste ultime creano delle conchiglie di specie diverse e di diversa età negli stessi luoghi? Da allora i fossili vennero ritenuti solo i resti di organismi vissuti in tempi geologici passati e non l'usus naturae, scherzi della natura. Solo dopo altri 180 milioni di anni circa, i movimenti delle placche continentali daranno al Mediterraneo una forma più simile a quella attuale. Fin dalla comparsa dei primi uomini, le sue caratteristiche geologiche e biologiche hanno condizionato la diffusione dell'uomo e lo sviluppo delle sue attività lungo le coste. La grotta Guattari, situata al Circeo, nel Paleolitico medio, tra 120.000 e 35.000 anni fa, ospitava un progenitore dell'uomo moderno che cacciava nelle valli oggi occupate dal mare, l'uomo di Neanderthal. Ma è solo nelle ultime migliaia di anni che le grandi civiltà della storia si insediano stabilmente vicino al mare, grazie a una geologia e idrologia favorevole per la loro nascita, sviluppo, difesa militare e commercio. Gli antichi marinai fenici, greci e romani, conoscendo i venti, le correnti e usando i bagliori dei vulcani Etna e Stromboli per orientarsi nelle notti senza stelle, lo hanno percorso con le loro navi nei secoli per commerci, pesca, guerre ed esplorazioni.
Talvolta di queste se ne rinvengono solo pochi resti nei fondali e le tracce delle loro rotte che toccavano i più lontani porti del Mediterraneo ce le raccontano i carichi di ceramiche, di anfore e le rocce che usavano come zavorra per stabilizzare gli scafi. È possibile svelare i segreti del passato geologico del Mediterraneo per poter comprendere i fenomeni naturali che avvengono ancora oggi nelle sue acque? Le scienze della Terra e la geofisica possono darci una risposta al verificarsi di eventi anche catastrofici che si sono succeduti nel tempo? Il Mediterraneo, proprio perché stretto tra le terre, è un ambiente unico al mondo, capace di custodire gelosamente nelle rocce le tappe evolutive della sua storia. I ricercatori impegnati in studi geologici, geofisici e oceanografici ne osservano gli abissi, le coste e i vulcani, misurando parametri fisici e chimici per carpirne i segreti e comprendere il suo stato attuale, inseguendo così le tracce del suo passato con l'obiettivo di predirne l'evoluzione futura. Le indagini geologiche e geofisiche ne individuano le principali tappe evolutive, rimarcate dal verificarsi di grandi fenomeni naturali che hanno causato forti impatti sull'ambiente e sull'uomo. Studi archeologici costieri ci indicano i cambiamenti storici del livello del mare e i movimenti verticali della crosta terrestre. Oggi il Mediterraneo viene considerato non solo un complesso sistema idrologico vitale per le popolazioni rivierasche che ne sfruttano le risorse, ma anche una tra le zone tettoniche più complesse della Terra, dove si verificano grandi processi geodinamici e geofisici, ed è un vero e proprio laboratorio naturale per gli scienziati moderni. Già nell'antichità le sue acque e le sue coste rappresentavano una sfida per le più avanzate ricerche scientifiche. Qui sono state formulate le prime importanti teorie sulla forma della Terra e sulla formazione dei continenti. Qui si sono confrontate schiere di studiosi, dall'epoca greca ai nostri giorni, come Platone, Plinio il Vecchio, Dolomieu, Mercalli. Gli scienziati sono consapevoli che quest'area della Terra ha vissuto molti eventi critici, accaduti anche in pochi attimi, ma capaci di determinare forti cambiamenti ambientali e morfologici, come ci ricorda Platone. Innanzi a quella foce stretta che si chiama Colonne d'Ercole c'era un'isola, e quest'isola era più grande della Libia e dell'Asia insieme, e da essa si poteva passare ad altre isole e da questa alla terraferma di fronte. Essendo succeduti terremoti e cataclismi straordinari, nel volgere di un giorno e di una brutta notte, tutto in massa si sprofondò sottoterra e l'isola Atlantide, similmente ingoiata dal mare, scomparve. Al contrario, i lenti movimenti astronomici, come le oscillazioni dell'asse terrestre, hanno indotto cambiamenti climatici avvenuti nel corso di migliaia di anni, che si sono ripercossi sul clima e sulla circolazione atmosferica e oceanica. Conoscere i processi geofisici che agiscono sulla crosta terrestre, al suo interno e nelle profondità marine del Mediterraneo ci permette di comprendere i meccanismi che ne regolano l'evoluzione geologica, come l'interazione tra le placche tettoniche africana ed euroasiatica, la formazione delle catene montuose, le eruzioni vulcaniche e i terremoti. Se le prime catene montuose continentali iniziarono a formarsi già intorno a 200 milioni di anni fa, è tra i 100 e i 15 milioni di anni fa, tra il Cretaceo e il Miocene, che le forze tettoniche formano le Alpi e gli Appennini. Il Mediterraneo è un'area geologicamente molto complessa. È il risultato dell'avvicinamento lento e progressivo della placca africana verso nord, verso la placca eurasiatica.
Questo moto di avvicinamento e deriva dei continenti ha prodotto una tettonica molto complessa nell'area, formando una serie di mosaico di microplacche che si sono mosse e si muovono in maniera indipendente l'una dall'altra e producendo formazione di bacini molto profondi e di catene montuose come il nostro Appennino. L'accomodamento del processo di convergenza tra queste due grandi placche però è stato dominato principalmente dal processo di subduzione, che è un processo attraverso il quale la litosfera oceanica, nel nostro caso di età giurassica, affonda nel mantello. Questo processo lascia dei segnali molto chiari in superficie, come la liberazione di energia sismica, i grandi terremoti che registriamo anche nella nostra penisola, e processi vulcanici, con l'effusione, per esempio, la formazione di archi vulcanici come quelli delle isole Eolie. I segnali geologici di questo processo sono ben testimoniati lungo la nostra penisola e lungo tutte quante le aree del Mediterraneo, che sono caratterizzate dalla formazione di questi piccoli archi molto stretti, come l'arco di Gibilterra, l'arco calabro, l'arco delle Alpi occidentali o l'arco dei Carpazi e ancora l'arco ellenico, che sono proprio il prodotto superficiale della formazione in profondità di questi processi di subduzione. I dati geologici e i dati geodetici mostrano che questo processo di subduzione, che durante gli ultimi milioni di anni sconvolgeva il Mediterraneo dalle sue propaggini più occidentali fino al Medio Oriente, oggi è ristretto solamente in alcuni punti, al di sotto della Calabria, nell'arco ellenico e in maniera molto localizzata anche sotto l'arco dei Carpazi. Successivamente lo stretto di Gibilterra lasciò entrare le acque oceaniche. Più tardi, circa 6 milioni di anni fa, il continuo avanzamento dell'Africa verso l'Europa chiuse lo Stretto di Gibilterra, separando il Mediterraneo dall'Oceano Atlantico. Ne seguì un periodo di intensa evaporazione e il Mediterraneo si trasformò in un grande lago caldo e salato, dove si depositavano spessi strati di sale in un'epoca chiamata dai geologi Messiniano. Una delle prove degli eventi di intensa evaporazione sono le miniere di sale di Realmonte in Sicilia, che rimangono a testimoniare il forte cambiamento ambientale e climatico subito dal Mediterraneo in quel periodo. Oggi vengono sfruttate industrialmente e il sale dell'antico Mediterraneo viene usato in tutto il mondo. Siamo all'interno della miniera di Realmonte della Italcali S.p.A. a circa 200 metri sotto il piano di campagna. E questo giacimento salino si è formato milioni di anni fa quando c'è stata l'evaporazione di tutto il mar Mediterraneo. Questa è una zona molto particolare in quanto ci troviamo vicino alla Cainite e quindi con questo sale di diverso colore, con questa stratificazione di diverso colore perché cambia appunto la composizione chimica. Mentre nelle altre zone dove il sale è più bianco, quello proprio il sal gemma, quello che conosciamo anche per usi alimentari. Lo Stretto di Gibilterra, dopo essersi chiuso e riaperto più volte, essiccando il Mediterraneo in più tappe, si riaprì definitivamente 5 milioni e mezzo di anni fa, al termine dell'ultima fase evaporitica, facendo entrare le fredde acque atlantiche con le sue forme di vita. Ci vollero migliaia di anni per sommergere valli aride, canyon e vulcani, trasformando l'aspetto di questa parte della Terra e rendendola come la vediamo oggi. Dopo che l'enorme bacino venne colmato, i sedimenti argillosi e calcarei, ricchi di foraminiferi, si depositarono sopra alle evaporiti. Durante le epoche successive, il livello del mare Mediterraneo salì e scese più volte durante i cambiamenti climatici. Durante il periodo tirreniano, 125.000 anni fa, arrivò ad un massimo di circa più 7 metri rispetto al livello attuale.
In questo periodo, caratterizzato da un clima più caldo di oggi, quando il Mediterraneo era un mare tropicale, i suoi fondali erano popolati da faune tipiche di clima caldo, come lo Strombus buboneus, un gasteropodo che viveva lungo la fascia costiera nel periodo climatico classificato dai geologi con la sigla MIS 5.5, che ancora oggi è possibile trovare come resto fossile lungo le sue rive. Altre tracce dell'antico stazionamento del mare a quote più alte di oggi sono testimoniate dai fori di litofaga, i cosiddetti datteri di mare, che perforano le coste calcaree nella zona tra l'alta e la bassa marea. Un'altra evidenza sono i terrazzi marini, superfici spianate dall'azione abrasiva del mare. Questi, sotto le spinte tettoniche verticali, oggi si possono trovare sollevati anche di centinaia di metri sull'attuale livello del mare, come ad esempio lungo la costa tirrenica della Calabria. Durante le glaciazioni quaternarie, i mari si ritirarono e le terre emerse vennero coperte dai ghiacci. Nell'ultimo massimo glaciale, circa 18.000 anni fa, quando il clima era freddo e l'Europa era coperta da ghiacci spessi anche 3.000 metri, il mare Mediterraneo era 120 metri più basso di oggi. In quel periodo, la grotta Cosquet, situata lungo le coste della Francia, era abitata dall'uomo che ne dipinse le volte con figure di pinguini. Diecimila anni più tardi saranno altri uomini a lasciarci le tracce di un progressivo riscaldamento climatico che causava lo scioglimento dei ghiacci polari e il conseguente innalzamento del livello dei mari. Isola di Levanzo, Sicilia. Le volte della grotta del Genovese mostrano graffiti e dipinti di animali oggi scomparsi. La scoperta di questa grotta è nel 1950. La scoperta una ragazza di Firenze, una delle prime turiste del 50 veniva a Levanzo. Ma questa cosa si chiama Genovese perché, come racconto storico, si dice che all'inizio del 1700 c'erano dei genovesi che giravano per queste isole con le loro navi. E loro con le navi si veniva a riparare in questa cala e con lo sciò questa cala riparata. Si pensa pure che venissero anche questa cala rifornissi di acqua dolce, però là sotto c'è una sorgente di acqua dolce che cresce quasi al livello del mare. Sono stati trovati degli utensili in ossidiana e in selce, resti di cibo come resti di bovi, di equi, di cervi, resti dell'elefante nano, che è un animale preistorico. I graffiti sono del Paleolitico, le pitture sono del Neolitico. Nel Paleolitico 12-13.000 a.C. Levanzo e Favignana sono attaccate al litorale trapanese, marittima è già un'isola. Infatti nel primo periodo vediamo solo scene di animali, quindi si pensa che loro vivono solo di caccia, vanno a cacciare queste mele dentro terra siciliano. Andiamo al secondo periodo, al Neolitico 7-8.000 a.C., nella seconda deglaciazione si staccano Levanzo e Favignana. Infatti cominciamo a vedere che sono la maggior parte di pesca, pesca come avvistamento, infatti diamo il tonno, che qui passano i branchi di tonno che vengono a deporre le uova nei bassi fondali, quindi c'era la pesca, l'allevamento, c'era sia un'evoluzione marina che terrestre. Delfino, guardate il tonno e delfino, il tonno lo segna molto più tozzo, il delfino più affusato, il becco ben pronunciato, un altro animale può essere un porcellino, un cinghiale, delle maschere, una mucca e la donna che la conduce, cani, uomini. Anche l'effetto isostatico contribuì a cambiare il livello del mare lungo le coste. Questo fenomeno geofisico ebbe inizio con lo scioglimento delle coltri glaciali successive all'ultima glaciazione, circa 7.000 anni fa. La diminuzione del peso dei ghiacci sulla litosfera e sul sottostante mantello innescarono il sollevamento della crosta terrestre alle alte latitudini, dove vennero a mancare grandi volumi di ghiaccio, e allontanandosi dal centro della calotta un suo abbassamento verso le latitudini più basse. Le masse interne della Terra hanno dovuto quindi raggiungere nuovi equilibri, proprio per bilanciare le variazioni di peso agenti sulla sua superficie. Per fare un semplice paragone di quanto avviene, possiamo pensare ad un cuscino, la Terra, che, schiacciato dal nostro peso, il ghiaccio e gli oceani, tende a riprendere la sua forma una volta che ci siamo alzati,
scioglimento dei ghiacci. Questo lento e disomogeneo fenomeno, che nell'emisfero settentrionale si propaga dal nord Europa fino all'area mediterranea, può essere rappresentato nella sua evoluzione temporale e spaziale con complessi modelli matematici. The role played by the ice sheets on the ocean volumes is quite complex. In the first instance, you obviously have changes in the ocean volume. When ice sheets melt, the ocean volume increases and sea level will rise. But in addition, the crust responds to the changing loads on its surface, the unloading of the ice, the loading of the meltwater deforms the earth, and the sea level change, of course, is the combination of the change in the ocean volume and the change in the land movements. And in the Mediterranean, for example, the land is still responding to the removal of the ice from the last glacial period, with the result that sea levels here have been rising steadily for a period of time and will continue to do so simply from something that happened in the distant past. La ricostruzione dei passati livelli del mare Mediterraneo viene fatta anche con gli speleotemi, stalattiti che si formano nelle cavità naturali sulla terraferma, ma che oggi si rinvengono nelle profondità marine. Sono una fonte di informazione eccezionalmente precisa. Ma alcune grotte che oggi si trovano o a livello del mare o sotto il livello del mare ci danno delle testimonianze importantissime e utilissime per lo studio delle variazioni del livello del mare, perché oggi si trovano sommerse, quindi sott'acqua, e quindi non sono più attive. Una volta sommerse dal mare, queste stalattiti sono state concrezionate da animaletti marini, da organismi che si chiamano serpulidi. Questa è una stalagmite, vedete tutte le concrezioni di carbonato di calcio. In questo momento è arrivato il mare e ha sommerso la grotta. Facendo una datazione dell'ultima parte continentale bianca e della prima parte marina, noi con una certa precisione sappiamo quando il mare è arrivato in quel punto, alla profondità alla quale abbiamo campionato la stalattite. Quindi campionando stalattiti e stalagmiti a diverse profondità è possibile ricostruire l'evoluzione del livello del mare dal punto e dalla profondità in cui noi abbiamo campionato la stalagmite fino a quasi ad oggi. Riuscendo a datare rispettivamente le parti marine e quelle continentali, è stato possibile ritornare indietro di 260.000 anni. Inserendo nei modelli climatici questi dati, ora è possibile comparare il periodo caldo di oggi col penultimo periodo caldo e fare le adeguate valutazioni sulle questioni relative a effetto serra, riscaldamento globale, eccetera, eccetera. Settemilacinquecento anni fa le acque del Mediterraneo, che si stavano progressivamente alzando di livello sia sotto gli effetti del riscaldamento climatico sia per cause isostatiche, giunsero ad un punto critico e, favorite dall'azione tettonica del sistema delle faglie nord-anatoliche, che si muovevano sotto l'effetto della collisione tra l'Africa e l'Eurasia attraverso l'attuale Bosforo in Turchia, ruppero la barriera morfologica che le separava dal Mar Nero. Un fiume salato si riversò attraverso il Bosforo nelle fertili pianure sottostanti, sommergendole rapidamente. Il Mar Nero, in precedenza un vasto lago continentale di acqua dolce, si unì al Mediterraneo. Gli scienziati americani Ryan e Pittman furono i primi ad intuire e a scoprire le possibili tracce di questo evento catastrofico, che forse ispirò la narrazione dell'epopea del re sumero Gilgamesh e del diluvio universale. Dal libro della Genesi 7:11. Nell'anno 600 della vita di Noè, nel secondo mese, il 17 del mese, proprio in quello stesso giorno, eruppero tutte le sorgenti del grande abisso, e le cateratte del cielo si aprirono.
Le acque si riversarono con una potenza centinaia di volte più forte di quella delle cascate del Niagara. Il Mar Nero si alzava di circa 15 centimetri al giorno e ci vollero centinaia di giorni per completare la catastrofe, che cambiò il paesaggio, cancellando gli insediamenti umani posti lungo le sue coste. Dopo questo nuovo evento catastrofico, il livello del Mar Mediterraneo continuò a salire progressivamente. Durante gli ultimi 2500 anni, i suoi cambiamenti sono testimoniati dai numerosi siti archeologici costieri, che si rinvengono spesso sommersi lungo tutte le sue coste. Gli archeologi marini, dall'osservazione di questi siti, traggono importanti informazioni sulla storia degli insediamenti costieri, mentre i geologi e i geofisici possono misurare le variazioni delle coste. Il Mediterraneo è l'unico luogo al mondo dove possono essere effettuati questo tipo di studi per la presenza di numerose strutture archeologiche lungo le sue coste che conservano le tracce delle antiche civiltà e delle culture che si sono succedute nell'arco degli ultimi 2500 anni, a partire da quelle più antiche come quella fenicia o quella greca, per poi arrivare fino alla grande colonizzazione di epoca romana. Vengono studiati e censiti i siti costieri in buono stato di conservazione, che fondamentalmente sono costituiti da peschiere, strutture portuali e cave, e soprattutto vengono valutati per il loro grado di affidabilità. Questi particolari siti costieri sono caratterizzati dall'avere dei settori o dei singoli elementi architettonici che vennero costruiti in stretta relazione con il livello del mare. La valutazione e il confronto dell'attuale quota a cui si trovano in questo periodo rispetto alla loro quota originaria permette di utilizzare queste strutture come indicatori per le variazioni del livello del mare. Se fino a qualche anno fa le strutture archeologiche costiere erano studiate soltanto dagli archeologi, da qualche anno sono diventate di estremo interesse anche per geologi e geofisici. Infatti permettono di studiare le variazioni verticali della crosta terrestre e quindi di conseguenza valutare le variazioni del livello del mare. I dati raccolti, integrati con dati geofisici strumentali e di modellazione matematica, mostrano variazioni che cambiano da luogo a luogo, concordi nell'indicare un innalzamento medio di 1,35 m lungo le coste italiane per cause isostatiche e climatiche, ma con maggiore accelerazione nelle aree vulcaniche, come a Baia, ai Campi Flegrei, sprofondata anche di oltre 5 metri, o all'isolotto di Basiluzzo, nell'arcipelago delle Eolie, dove una banchina di ormeggio di epoca romana si trova a circa 4 metri di profondità. Mohamed Soussi dell'Università di Tunisi studia le coste africane della Tunisia che si affacciano sul Mediterraneo. So as you can see, we are near the sea on the coast of Tunisia, in southeastern Tunisia, not far away from Djerba Island. And Tunisia includes several segments that can help in the improving of our knowledge about sea level variation and to predict some scenario about the future. La geologia e i resti di costruzioni costiere di epoca fenicia e romana mostrano che questa zona senza vulcani e con pochi terremoti, un tempo posta ai margini delle coltri glaciali dell'ultima glaciazione, presenta variazioni del livello del mare di poche decine di centimetri, avvenute nelle ultime migliaia di anni. Tuttavia, di recente il mare è divenuto più aggressivo rispetto al passato e le coste stanno arretrando velocemente. Le coste dell'estremo oriente che si affacciano sul Mediterraneo, poste al di fuori dell'azione d'influenza causata dall'effetto isostatico, mostrano che il Levante è quello che nell'intera area ha subito i minori cambiamenti del livello del mare, di soli alcuni centimetri negli ultimi 2000 anni.
Dorit Sivan, della Università di Haifa, ne ricostruisce le variazioni lungo le coste israeliane, colonizzate dall'uomo fin da tempi antichissimi. No, this is the harbor. This harbor at present, the inner harbor inside. Is here. So H or. Well, we reconstructed the ancient sea level of along the coast of Israel during the Holocene, mainly based on archaeological evidences. Le grandi opere costiere volute 2000 anni fa da Erode il Grande, come il porto di Cesarea, la piscina della sua grande villa o ancora il molo costruito dai soldati crociati intorno all'anno 1000, in parte realizzato con le colonne prelevate dai vicini edifici romani, non mostrano sostanziali variazioni del livello del mare negli ultimi 2000 anni. Caesarea first originated in the end of the first century by King Herod very quickly, and she immediately became a huge city. This is why we have, first of all, a lot of archaeological structures in which we can actually extract very good information about Palo sea level, since we have a lot of data, and all this data is well preserved and well dated. L'attività sismica e vulcanica del Mar Mediterraneo viene monitorata costantemente dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, con moderne reti di rilevamento geofisico terrestri e sottomarine e con osservazioni dallo spazio. I dati acquisiti con sensori di avanzata tecnologia permettono di rilevare le zone oggi più pericolose, capaci di causare forti terremoti ed eruzioni vulcaniche. Il Mediterraneo si trova nella zona dove la placca africana e la placca eurasiatica si scontrano. È uno scontro estremamente energetico che dura da tanto tempo, durerà ancora per molto tempo, e questo genera terremoti, liberazione di energia sotto forma di terremoti e anche di attività vulcanica. Quindi tutti i terremoti che si registrano dallo stretto di Gibilterra fino alla Grecia, alla Turchia, nascono da questo scontro fortemente energetico. Misurazioni sonar rivelano dorsali montuose e pianure abissali, valli e profondi canyon sottomarini, generati da grandi strutture tettoniche ancora poco conosciute con attività sismica e vulcanica. Molte delle strutture tettoniche attive, che sono la sede di fenomeni che determinano rischi naturali, quali terremoti, vulcani e conseguentemente tsunami, giacciono su fondali marini. Ricordo che il nostro pianeta è per 7/10 coperto dalle acque, questa parte del pianeta è la parte meno conosciuta. Nel Mediterraneo abbiamo strutture molto importanti su cui sono stati fatti degli esperimenti, quale ad esempio il vulcano Marsili, che è un vulcano che giace nella piana batiale tirrenica a 3500 metri di profondità, 70 km per 20 km e raggiunge quasi la superficie, rimanendo a circa 500 metri dalla superficie del mare. Altre zone molto importanti sono quelle ad esempio della zona del Mar di Marmara, dove una grande importante faglia, la faglia anatolica, l'attraversa, anzi lo determina, è stata sede in passato e sarà sede di grandi terremoti. L'ultimo terremoto è stato quello del 1999, il cosiddetto terremoto di Izmit con magnitudo 7.4. Anche in quell'area si stanno conducendo esperimenti per conoscere meglio fenomenologie quali ad esempio la correnza di terremoti e il rilascio di gas dell'interno della Terra. Fino a pochi anni fa non era possibile pensare di andare a fare esperimenti di lungo periodo, dell'ordine degli anni sui fondali marini, per limiti di carattere tecnologico. Oggi questo è possibile e possiamo aprire una nuova finestra di conoscenza del nostro pianeta, anche attraverso una conoscenza migliore del suo interno e conseguentemente di tutti quei fenomeni che conducono ai rischi naturali. Tutto questo ha portato a livello globale a sostenere e a lanciare programmi per la realizzazione di reti multidisciplinari permanenti sui fondali marini.
Per citare i migliori e i più grandi esempi sono ad esempio Neptune in Canada, Ocean Observatories Initiatives negli Stati Uniti, Donet in Giappone. L'Europa, attraverso la Commissione europea, ha lanciato e sta finanziando una grande infrastruttura di ricerca, una rete permanente nei fondali marini intorno all'Europa, che viene chiamata EMSO, European Multicinema Seafloor Observatory, che è attualmente coordinata dall'Italia e dall'ENGV. Il Marsili, il più grande vulcano sottomarino del Mediterraneo, si erge per oltre 2000 metri dal fondo del Mar Tirreno. I suoi fianchi, ripidi e fragili, sotto la spinta di forze interne al vulcano e della gravità, potrebbero cedere e causare disastrosi maremoti che si abbatterebbero lungo gran parte delle coste italiane del Mar Tirreno e dei paesi vicini. Isola di Stromboli. È il dicembre del 2002 quando una forte eruzione innesca una frana che provoca un maremoto che raggiunge le isole vicine e le coste continentali, causando danni e spavento nella popolazione. Ancora oggi il Mediterraneo porta le cicatrici degli eventi estremi che lo hanno colpito in epoca storica. L'isola di Santorini, in Grecia, è ciò che rimane della imponente eruzione di 3500 anni fa, causata da uno dei più potenti vulcani della Terra. Lave incandescenti, tempeste di cenere e maremoti provocarono una catastrofe così grande che fu capace di cambiare il clima e condizionare la storia della civiltà. Il cono vulcanico, formatosi nei millenni precedenti, durante l'eruzione prima collassò e poi esplose, cancellando le tracce dell'antica civiltà minoica. Non era la prima volta che il Mediterraneo assisteva a un evento così catastrofico. Queste scene apocalittiche lo avevano già colpito alcune migliaia di anni prima che l'uomo potesse tramandarle, come durante l'eruzione campana dei Campi Flegrei, circa 40.000 anni fa. L'area vulcanica napoletana è tra le più rischiose e pericolose al mondo. Sotto e nei dintorni del Vesuvio insiste una popolazione di circa 600.000 abitanti che rende unica a livello mondiale come area vulcanica ad elevato rischio con così alta densità abitativa. La storia eruttiva del Vesuvio, ma anche dei Campi Flegrei, ci insegnano che queste due aree vulcaniche hanno dato eruzioni tra le più catastrofiche conosciute in vulcanologia. Ricordiamo le eruzioni di tufo giallo e ignimbritiche dell'area campana o le eruzioni pliniane, per fare un esempio, del Somma Vesuvio. Le eruzioni causano anche forti movimenti verticali del suolo. Una evidenza di questo fenomeno sono i resti sommersi delle ricche ville romane di Baia, nei Campi Flegrei. Fenomeni bradisismici sono stati noti fin dall'epoca romana. Quasi tutti i grandi notabili e nobili romani avevano una villa nell'area di Baia e di Pozzuoli. I ruderi di queste ville sono diventati per noi del XX secolo un marker dell'attività all'interno della caldera. È il 24 agosto del 79 d.C. Una nuova forte eruzione colpisce la Campania Felix dei Romani. Il Vesuvio, in poche ore, distrugge le ricche città di Pompei, Ercolano, Stabia, seppellendole sotto decine di metri di ceneri incandescenti, provocando migliaia di vittime e cambiando il volto a una intera regione. Le vittime di quella tragedia emergono oggi dalla lava solidificata, ricordandoci la forza dell'eruzione come nel racconto di Plinio il Giovane. Il mare si riassorbiva in se stesso e sembrava quasi fatto arretrare dalle vibrazioni telluriche. Una nube nera e terrificante, lacerata da lampeggianti soffi di fuoco, si squarciava emettendo delle fiamme dalla forma allungata. Poco dopo,
quella nube calò sulla terra e ricoperse il mare. Aveva già avvolto e nascosto Capri ed aveva già portato via ai nostri sguardi il promontorio di Miseno. Mi volgo indietro e una fitta oscurità ci incombeva alle spalle e riversandosi sulla terra ci veniva dietro come un torrente. Nei secoli successivi altre eruzioni continuarono a fare vittime e a cambiare la geografia della costa campana, come nel 1538, quando nei campi Flegrei si formò il Monte Nuovo, o ancora nel 1906 e nel 1944, quando tornò a svegliarsi il Vesuvio. Ma il pericolo non viene solo dai vulcani. Forti terremoti possono causare maremoti disastrosi. Uno tsunami, termine giapponese che significa onda di marea, si verifica durante un terremoto o una frana sottomarina. Uno tsunami è un treno d'onda che si propaga in mare aperto. Le onde di tsunami o di maremoto sono caratterizzate da una grande lunghezza d'onda, che va tipicamente dai 10 ai 100 km. Un'altra caratteristica fondamentale delle onde di tsunami è la loro grande velocità di propagazione, che può raggiungere i 600 o anche 700 km all'ora, ed è proporzionale alla profondità del mare che stanno attraversando. In particolare, più il mare è profondo, più le onde di tsunami si propagano velocemente. Gli tsunami possono essere generati in modo diverso, ma sicuramente il meccanismo più frequente è l'innesco di tipo tettonico. In questo caso, un grande terremoto sottomarino provoca una deformazione del fondo del mare. Questa deformazione viene trasferita istantaneamente su tutta la colonna d'acqua sovrastante e crea quindi una instabilità di tipo gravitativo che interessa un enorme volume della massa oceanica. Quindi vediamo che la superficie del mare da una parte tipicamente si abbassa, dall'altra si innalza e in questo modo si mette in moto l'onda iniziale dello tsunami. Successivamente l'onda di maremoto si propaga su tutto il dominio dell'oceano e mentre si propaga e si avvicina verso le coste acquista maggiore energia, aumentando in particolare l'ampiezza e provocando in questo modo l'enorme distruzione che si vede quando uno tsunami impatta sulla costa. Il mare Mediterraneo ha conosciuto nella sua storia degli ultimi 2-3 mila anni numerosi eventi di maremoto. Possiamo ricordare in particolare il terremoto del 365 d.C. avvenuto in prossimità dell'isola di Creta, che provocò uno tsunami di vaste proporzioni che interessò tutto il bacino del Mediterraneo e provocò in particolare enorme distruzione in Egitto, ad Alessandria, e interessò anche le coste dell'Italia meridionale, in particolare le coste della Sicilia orientale. Il porto romano di Falasarna, situato nell'estremità occidentale dell'isola di Creta, al centro del Mediterraneo, ci dà una prova della forza distruttiva della terra capace di generare terremoti e tsunami. Nel 365 d.C., in pochi secondi la costa dove giaceva il porto rimase sollevata di circa 7 metri durante un terremoto di magnitudo maggiore di 8. La zona venne abbandonata e il porto cessò di funzionare. La sua banchina, ancora con gli anelli di ormeggio pronti ad assicurare le cime delle navi, si trova adesso a circa 150 metri dal mare ed è meta di studiosi in cerca di tracce di antichi terremoti e di turisti ignari della sua eccezionale storia. I grandi blocchi squadrati, utilizzati per la costruzione del porto, conservano ancora le ultime tracce di vita prima della catastrofe, quando venivano popolati dai serpulidi, vermi marini incrostanti.
Se per effetto dei terremoti Creta si è sollevata, al contrario la costa sud-occidentale della Turchia si è abbassata, facendo sprofondare nel mare interi centri abitati, dall'epoca licia a quella bizantina. Case, tombe, impianti termali, moli per l'ormeggio di imbarcazioni si trovano adesso ad alcuni metri di profondità per azioni delle faglie dell'arco ellenico, che causano frequenti forti terremoti e deformazioni della crosta terrestre. È il 28 dicembre del 1908, quando il Mediterraneo viene scosso da un nuovo grande maremoto che colpisce le città costiere di Messina e Reggio Calabria. Il terremoto, di magnitudo superiore a 7, viene scatenato da una faglia invisibile che i geologi chiamano faglia cieca, perché non arriva in superficie, posta tra le due sponde dello stretto. Le forze che agiscono nelle profondità della terra fanno sentire tutta la loro energia distruttiva. Durante il terremoto si formano onde di tsunami alte anche più di 10 metri. La crosta terrestre si abbassa di oltre un metro lungo le coste calabre e messinesi e due delle più grandi città costiere dell'Italia meridionale vengono rase al suolo. Almeno 60.000 persone muoiono sotto le macerie dei palazzi e inghiottite dalle onde del maremoto che spazza via anche le barche dei pescatori. Ma il vero numero delle vittime, forse anche 120.000, non si saprà mai. Come da un orologio, il tempo del Mediterraneo viene scandito dai grandi movimenti delle placche tettoniche che ne modificano i confini, dai grandi terremoti e dalle eruzioni capaci di cancellare isole e città in pochi attimi. Nei prossimi 100 milioni di anni, il continuo movimento convergente delle placche africana e euroasiatica cancellerà il Mediterraneo e la sua storia. Nell'attesa che questo lento processo si concluda, l'incessante attività sismica e vulcanica, i cambiamenti climatici e le variazioni del livello marino modificheranno le coste e il paesaggio, condizionando continuamente le attività umane. Alcuni scienziati prevedono che per la fine del prossimo secolo, a causa dei cambiamenti climatici e degli effetti isostatici, il Mar Mediterraneo potrà salire anche di circa 1,5 metri lungo alcuni tratti di costa, con un forte impatto sulle attività umane. Città costiere saranno allagate, le aree già in subsidenza subiranno un'invasione marina accelerata. L'erosione marina sarà più intensa e l'uomo dovrà continuamente adattarsi al progressivo arretramento della linea di costa che minaccia le sue opere. Per quanto riguarda la misura delle variazioni del livello del mare, queste vengono effettuate attraverso strumenti tipo radar altimetri che osservano la superficie marina dallo spazio e mareografi che sono strumenti che sono collegati alla terraferma lungo le coste. Entrambi questi sensori ci indicano, in particolar modo i mareografi, che la tendenza di risalita del livello marino al Mediterraneo avviene a una velocità di circa 1-2 mm all'anno. La combinazione dei dati archeologici e dei dati strumentali, e oltre a quelli geologici ovviamente, ci ha permesso di determinare che il livello del mare nell'area mediterranea sta crescendo continuamente e, a partire proprio dall'epoca romana ad oggi, sembra aver subito un'accelerazione anche consistente. La Terra è un pianeta vivo e in continua evoluzione fin dal momento della sua formazione. Il crescente sviluppo industriale e la popolazione sempre più numerosa la rendono ancora più vulnerabile agli eventi naturali catastrofici. La sua dinamica ha da sempre condizionato l'evoluzione e la diffusione dell'uomo nel Mediterraneo, e se il suo ambiente unico ha favorito la nascita e la prosperità della civiltà moderna, è compito dell'uomo di oggi conoscere e rispettare l'ambiente per convivere con i rischi naturali che ne possono minacciare la vita.
La nostra vita dipende dalle grandiose forze interne della Terra, capaci di modificarne la superficie e l'ambiente. Per questo non ci dobbiamo stupire se le antiche popolazioni fiorite lungo le sponde del Mediterraneo consideravano terremoti ed eruzioni come prodigi della Terra voluti dagli dèi. La continua attività di ricerca diviene fondamentale per migliorare le conoscenze sulle dinamiche del nostro pianeta e del Mediterraneo e per proteggerci dalle insidie dei suoi rischi naturali. Saremo capaci di dare risposta alle domande che si poneva uno degli ultimi esploratori del Mediterraneo, William Henry Smith, contrammiraglio cartografo della Marina Britannica, che nel 1854, navigando nelle sue acque, ne misurava i fondali, le coste e ne osservava la geologia? La stessa terra viene a volte sollevata e a volte abbassata, e anche il mare viene simultaneamente sollevato e abbassato, così che inonda la costa o ritorna nuovamente al suo posto. Chi dei nostri più pratici geologi può esprimere una qualsiasi altra opinione in questo momento?